14, terzino sinistro, quindi andrà a sostituire Oddi, che rimane negli spogliatoi. Bright invece è una mezzala, vediamo il corde difensivo che finora il Milan aveva, tranne contro il Bologna, tenuto quasi sempre a dovere, ovvero un record difensivo che parlava di pochissimi gol incassati dai ragazzi di Giunti. Buono il pressing offensivo, ora Kerkez sulla fascia di sinistra per Robak, si sovrappone, poi il numero 14 prende palla, il mancino sul primo palo, proprio Kerkez, eccolo qui. Nella prima parte di stagione Elis e ora Kerkez, che si è avventata al rilancio lungo nel primo tempo. Avanti Kerkez, prova l'anticipo su Oristanio, ancora l'uno contro uno. Non c'è fallo, bravissimo Kerkez a rubare palla. Tra offensiva rossonera, il duello con il portiere avversario l'ha sempre visto uscire non pressato da Casadei, senza fallo. Allora Kerkez sul pallone, gioca, palla sulla sinistra per Kerkez che punta, ci arriva. Allora Inter ancora una volta, bravissimo Kerkez in scivolata a rubare palla, ci rilanciamo sulla fascia mancina. Finta il Croretti che si proietta in avanti, difensore centrale, qui un'altra scivolata, bravissimo Kerkez. Poi non una grandissima prova, una prova normale, favorita da qualche errore di troppo del Milan, ma c'è tutto il tempo per questi ragazzi di crescere, di imparare dai propri errori. Questa è una categoria importante anche e proprio per quello. Mentre Kerkez a cavallo del minuto 67, prima con Holzer e poi palla tra le mani, scambia con Brambilla, ancora Kerkez a confronto, poi si inserisce ora Tonoli che punta a prendere palla a cavallo della linea della metà campo. Pallone in profane lì, in pressing offensivo con Mionic di testa con Casadei, difficile anticipare Casadei, oltre 1,90 m, fallo laterale in questo match, senza rischiare nulla, è cavata anche con il corpo coprendo il pallone.